Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora, con questo video oggi volevo fare un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il mio canale, la situazione del mio canale. Come avrete notato, infatti, da circa un mesetto più o meno sono abbastanza poco presente su YouTube con i video. Avrete notato sicuramente che la serie di NBA non è più proseguita da un mesetto ormai che non carico più un episodio. E in generale, come avete potuto vedere, faccio fatica a caricare video, quindi come avete visto non sto caricando particolari video qua e là ogni tanto quando riesco. È una situazione però ovviamente che non va bene neanche a me, perché mi rendo conto che sapete bene che ho deciso, tornando su YouTube, di non prendere questa cosa come un lavoro, che di fatto non lo è, anche perché se fosse un lavoro verrei pagato, quindi se venissi pagato sarei stracontento, lo farei veramente mettendoci tutto l'impegno che ci metto come per il mio lavoro, ma siccome, ripeto, non lo è, ma è semplicemente per me una passione, un divertimento. Ho sempre fatto video, caricato, montato e tutto quanto, e condiviso cose con voi laddove, cioè quando, tutte le volte che ne ho avuto voglia, che mi divertiva farlo, eccetera, eccetera. E continuerà ad essere così. Mi sto però rendendo conto, ripeto, che il tempo a disposizione per fare i video diventa sempre poco, perché per esempio, da circa un mesetto, che è poi il mesetto che avete visto che ho caricato meno video, sono stato un po' più impegnato con il lavoro. Ci sono tante altre cose che mi piace fare, che sono mie passioni, divertimenti, eccetera, eccetera. E quindi mi viene magari poca voglia di mettermi lì e registrare, montare, prendendolo, ripeto, riprendendolo come un impegno che devo fare. Quindi ho preferito non farlo e basta. Però dispiace anche a me comunque non avere diciamo una progettualità per quanto riguarda l'organizzazione del canale. Quindi con questo video ho deciso, sono buttato giù un po' due idee su un quadernetto e ho deciso un attimo di mettervi al corrente su quella che sarà la situazione del canale da qui in poi, in maniera tale da anche rassicurarvi, tra virgolette, per modo di dire, insomma, su quello che sarà l'andamento del canale da qui in poi. Vorrei riuscire comunque a garantirvi una quantità di contenuti perlomeno più o meno assicurata ogni settimana. Sicuramente, quindi, ragazzi, volevo portare un gameplay ogni settimana. Vorrei riuscire a portare almeno un tipo di gameplay di Mario Maker di questo tipo, almeno una volta a settimana. Tra l'altro, ovviamente non è detto che sarà per sempre Mario Maker. In generale potranno essere dei gameplay di alcuni giochi che però non prevedono, come appunto Mario Maker, una serialità nel farli, cioè non voglio portare più dei giochi in serie, diciamo come serie, perché mi rendo conto che non avendo tanto tempo per caricare continuamente dei video, montare, caricare, registrare dei video, non ha senso creare delle serie che poi non riesco a portare avanti. Un gameplay divertente o meno, che sia appunto in questo caso su Mario Maker, ma potrebbe essere su Sky Hill, potrebbe essere su Mario Kart 8, potrebbe essere su FIFA, potrebbe essere su tante cose. Poi volevo portare anche sicuramente sul canale una volta a settimana un vlog dove parlo di un determinato argomento che mi può interessare, un argomento di attualità, e vorrei anche coinvolgervi da un punto di vista di comunicativo, quindi mi piacerebbe anche leggere anche i vostri pareri, i vostri commenti, cosa che ultimamente si sta un pelino perdendo, cosa che mi dispiace, quindi spero di che questo appuntamento settimanale, insomma, di questo vlog possa coinvolgere me, coinvolgere voi in un dialogo pacifico e civile, in maniera tale appunto da mantenere viva anche questa cosa. Detto questo, quindi questi sono i due contenuti che vi prometto, diciamo, ogni settimana garantiti. Certo, ovviamente non è che ho firmato una carta col diavolo, però tendenzialmente, ripeto, vorrei riuscire a portarle, quindi vorrei assolutamente riuscire a promettervi questi due video ogni settimana. E poi da qui in poi ci sono tutti gli altri contenuti, quindi ovviamente se dovrò fare un unboxing di un gioco uscito, di una collector, eccetera, eccetera, ovviamente quella arriverà e sarà un video in più. Così come se, non so, finisco un gioco e decido di fare le mie impressioni su quel gioco, la tra virgolette recensione mia personale di quel gioco, la farò sicuramente. Quindi non è che vado a togliere uno dei due video che vi ho promesso, sarà sicuramente un contenuto in più che caricherò. Così come se decido di fare più di un gameplay, magari decido di fare più di un gameplay, vedo che comunque ho tanti gameplay già pronti, magari ne carico due a settimana. Quello è tutta roba che nel caso può arrivare in più. Poi un'altra cosa, vorrei anche, questo ne ho già parlato con Xander, vorremmo riportare avanti la serie di Formula 1. Era una serie che vi era piaciuta veramente tanto, avevamo fatto soltanto due episodi, poi Xander aveva avuto tutte le sue problematiche, insomma, legate al canale, e adesso che ha riaperto il canale mi ha riproposto di continuarla. Se vi ricordate, facevamo un episodio di gameplay sul suo canale e uno sul mio canale. Vi invito, magari vi lascerò qua il link, diciamo qua a schermo, di andare a rivedervi un attimo, anche se lo avevate già visto, le due puntate che avevamo registrato, in maniera tale da poi,
essere tra virgolette pronti per la terza puntata, che arriverà probabilmente sul canale di Xander, perché abbiamo deciso di riprendere la serie in mano e di portarla a termine stavolta. Quindi anche in questo caso sul mio canale vedrete un episodio ogni 2 settimane, perché ovviamente una settimana cercheremo di farlo sul canale di Xander e una settimana lo faremo sul mio canale. Quindi sul mio canale vedrete un episodio di Formula 1 2016 ogni 2 settimane, quindi anche questo segnatevelo. E poi ragazzi, che altro dire, che ovviamente proseguiranno poi invece come appuntamento mensile le mie 2 rubriche che ho iniziato e di cui ho fatto mi pare un paio di puntate di entrambe, cioè la guida agli acquisti, che troverete ogni metà mese più o meno, in cui vi consiglio 2/3 giochi, e la seconda rubrica invece è quella delle prossime uscite, che è un format che mi ricordo al tempo faceva Menzo, che ho deciso di iniziare anch'io sul mio canale. Quello lo troverete alla fine di ogni mese, quindi adesso ho fatto quello del mese di aprile, dove faccio vedere tutte le uscite del mese che deve venire, quindi in questo caso a fine marzo ho fatto quello del mese di aprile. E basta ragazzi, niente. Per quanto invece riguarda l'NBA cercherò comunque di portarlo a termine, scusate se da un mese che non vedete più caricati video su NBA. Per quanto riguarda il discorso delle serie ragazzi, per il momento sono attualmente sospese, nel senso che mi rendo conto, ripeto come ho detto prima, che portare avanti delle serie è difficile, bisognerebbe avere tanto tanto tempo e tanta voglia, cosa che non ho né l'una né l'altra attualmente, quindi magari la voglia l'avrei anche, però mi rendo conto che poi ce l'ho più nella teoria che nella pratica, perché mettermi lì a registrare puntando la videocamera, registrando col microfono, montando eccetera eccetera, poi in realtà non mi va. Attualmente da quel punto di vista lì non prometto niente. E basta ragazzi, questo diciamo è il tutto. Cercherò di tagliare questo video perché è venuto lunghissimo, ovviamente è un video aggiornamento di 20 minuti è da spararsi nei coglioni per chi lo guarda, me ne rendo conto. Noi ci vediamo mi raccomando in un prossimo video, quindi ci vediamo prossimamente. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Datemi anche qua sotto, mi raccomando, le vostre opinioni, i vostri pareri per quanto riguarda quello che ho appena detto, insomma, se vi può piacere l'idea, se non vi può piacere, se avete delle idee da propormi, magari vi piacerebbe vedere qualcosa di particolare fatto da me, ecco, questo mi piacerebbe molto, quindi sapere la vostra opinione, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto. E basta, non c'è nient'altro da dire, ci vediamo prossimamente, ciao a tutti, al prossimo video, bye bye.